tutti i parrucchieri o in generale abbiamo gli stessi problemi. Secondo me la miglior cosa da fare è continuare il lavoro, ovviamente cercare il meglio possibile e forse in questi momenti anche di immunizzare ovviamente le persone che lavorano, però proprio aiutare queste persone che forse sono un po' meno in salone, di proprio educarli 100% in modo che in un anno o due, quando speriamo che il costo e tutto ritorna, che abbiamo una fondazione molto più strong o forte e che aiuterà nei prossimi anni. E secondo me una cosa che è molto importante anche è che se noi abbiamo paura di spendere, non funziona. Per cui continuiamo a spendere, continuiamo a investire e il cerchio continua. Perché se noi smettiamo di investire, di migliorare il nostro salone, alla fin fine abbiamo un ritorno. Per cui continuate a lavorare forte e secondo me date questa informazione ai vostri clienti e secondo me una cosa per mantenere i clienti è farli contenti, prima cosa, ovviamente, quello il lavoro deve essere ottimo, però nello stesso tempo anche continuare a venire a delle esposizioni di parrucchieri, spendere i soldi per essere ispirati, che almeno potete portare l'ispirazione e tutto per i vostri clienti.